l'occasione di riprendere a considerare in occasione del 150° dell'Unità d'Italia un personaggio come Massimo Giazzeggio è particolarmente ghiotto e importante, quindi va reso merito a tutti coloro che hanno dato il via a queste iniziative. È un personaggio come tanti del nostro risorgimento completamente o quasi dimenticato. Già alla fine dell'Ottocento Carducci, quando allestì la lettura del Risorgimento italiano, lo fece con l'intento precipuo di riportare alla memoria degli studenti tutta una serie di personaggi, di volti che gli studenti stessi non avevano più familiari, era il passato prossimo dei loro nonni, ma come diceva Carducci, sapevano a memoria le genealogie dei re, dei faraoni, ma non ricordavano che cosa fosse accaduto nel 48 o nel 60. Massimo Giazzeggio rappresenta anche i giudizi che ne vennero dati, sia quelli un po' più critici, come quello di Margherita Provana di Collegno, che lo vedeva come un artista prestato alla politica con tutte le incoerenze che un artista aveva anche legittimamente dimostrato nell'esercizio di una prassi così dura come quella della politica. Mentre, ad esempio, De Santi scorse forse uno dei tratti, e forse il tratto più intimo e vero, di un personaggio come Giazzeggio. De Santi, pur definendolo piacevolone nel conversare, uomo mondano, garbato, uomo di salotti, capì che il fondo reale, il volto più intimo di Giazzeggio stava in un'autentica vocazione etico-politica, di formatore e istitutore di carattere, cosa che poi su se stesso e a partire dal racconto di se stesso Giazzeggio farà con la grande incompiuta l'opera che sono i ricordi, ma che cominciò a fare assai presto in fondo sia con, ed è un versante dal quale lui principia e al quale ritornerà anche nella sua parabola esistenziale come pittore, perché inizia come pittore Massimo Giazzeggio, pittore non di poco conto, pittore considerato di transizione, diciamo, tra il paesaggismo di fine Settecento e la macchia toscana del secondo Ottocento, ma anche come pittore con la sua, diciamo, natura cavalleresca ebbe la inclinazione forte a rappresentare paesaggi che fossero lo sfondo di grandi episodi eroici, guerreschi, romanzeschi. Proprio nel 29 stava rappresentando come pittore la disfida di Barletta e gli nacque l'idea che invece un episodio del genere così importante poteva prestarsi meglio al romanzo e nacque il Lettore Tiramosca. Altri sono i romanzi che si potrebbero ricordare, come Niccolò dei Lapi, il terzo romanzo, La Vega Lombarda, ma quando la politica lo chiama a sé con responsabilità che non furono di poco momento, in una fase che si ricordava anche prima con Gambarotta, molto delicata e adesso lui stesso ce ne parlerà, cruciale del periodo che ruota intorno alla prima guerra d'indipendenza e quindi dal 49 al 52, Giazzeggio dimostrò di saper tradurre le esigenze, le raffinatezze e il tatto intrinseco dell'artista nella auscultazione dei casi della storia e ad esempio il libello sui casi di Romagna che nel 46 ebbe una grandissima diffusione, scritto con un linguaggio affabile, un linguaggio volutamente colloquiale, come lui aveva preso ovviamente dalla grande lezione di Manzoni, di cui sposò la figlia Giulia. Un libello che ebbe, come a volte è accaduto ad altri grandi testi di quella stagione, più effetto di una battaglia vinta. Basti pensare anche all'importanza che ebbe il libro di Luigi Carlo Farini, dove pubblicò i documenti risguardanti i soprusi dello Stato estense, il libro che circolò nelle corti europee, commentato da Gladstone in Inghilterra, quindi testi che ebbero una grandissima importanza nel far prendere coscienza in Europa della situazione italiana.
Questo D'Azeglio lo fece con un'attività, noi diremmo oggi, pubblicistica sempre più attenta, sempre più partecipe, qualche volta anche di vera e propria battaglia, forse il suo livello più acceso anche nei toni è quello sui lutti di Lombardia, ma è importante anche la protesta, ad esempio, per i casi di Ferrara. Insomma, un personaggio poliedrico, un personaggio che in questo momento io non entrerò appunto sugli aspetti politici di cui tratterà Gambarotta, ma è certo che dalla fase iniziale in cui la propria vocazione e l'educazione liberale venne messa al servizio anche poi fallito naturalmente di persuadere Pio Nono a partecipare, e al principio fu così, alle vicende del riscatto italiano, poi prestò la propria competenza, il proprio polso fermo anche in casi molto complessi, anche qui in Emilia Romagna, al tempo dei plebisciti di annessione del 59. Quindi un personaggio notevole, un personaggio che poi via via si chiamerà fuori da un'Italia che non riconosceva i tempi, i modi dell'annessione del sud d'Italia, e si dedicò a quello che, e lo sentiremo poi da Gambarotta anche nella lettura della introduzione ai miei ricordi, a quello che rimane ancora oggi forse il risvolto mancante sul quale ancora vi è molto da lavorare. Queste iniziative vanno in questa direzione, cioè quello della formazione degli italiani. Se non condivideva i modi o le strategie della politica coeva alla fase ultima della sua vita, però comprese che doveva intervenire, doveva dare la propria testimonianza sull'altro aspetto, che era quello della formazione del carattere. E su questo, su questa attenzione, lo diceva anche Spadolini in pagine importanti, su questa attenzione all'Italia morale, D'Azeglio resta uno dei più raffinati, dei più autorevoli scrittori che si siano dedicati appunto a quell'Italia interiore che per un grande osservatore come Stendhal restava e forse mai resta ancora un paese sconosciuto. Grazie. Una figura simpaticissima, molto un charmant che lo chiamavano, perché era bello, biondo, atletico, e gli hanno conosciuto il fatto di saper fare molte cose. L'accusa di dilettante della politica gli deriva dal fatto che era anche pittore di fama, romanziere. E se pensiamo che Cavour non è mai sceso sotto Firenze, conosceva bene l'Europa del Nord, era stato in Gran Bretagna, aveva studiato i sistemi, le ferrovie inglesi, aveva portato in Piemonte la coltivazione del riso, ma sotto Firenze non è mai sceso. Invece Massimo è andato dappertutto, è stato 3 volte a Palermo. Non solo ha conosciuto l'Italia in lungo e in largo, quindi sapeva bene che cosa di che pasta erano fatti gli italiani, ma in tutti gli strati sociali. Perché quando vive da Bohemien a Roma, come racconta nei miei ricordi, per i primi 6 mesi suo padre lo tiene a stecchetto perché vuole vedere se ce l'avrebbe fatta a fare l'artista. Lui che era nobile, sia pure nobiltà minore di Tapparelli. E poi invece ha saputo tenere duro, ha letto le sorti dell'Italia in epoche durissime, perché noi dobbiamo rifarci all'epoca, alla prima guerra di indipendenza, cioè nel 1848 il Carlo Alberto firma lo statuto,